Allora, buonasera, benvenute a tutti e a tutti. Siamo qui a questo incontro di presentazione di Digital Age con Paolo Venanti. Alla mia sinistra ci stiamo scambiando un po' di consigli di Bibliografia. lettura, di bibliografia, giustamente essendo, diciamo, in biblioteca. Siamo lieti di averlo qui questa sera cogliendo uno dei suoi passaggi in terra umbra. Prossimamente sarà ad Assisi per il cortile di Francesco, quindi chi vuole riascoltarlo e rivederlo lo troverà lì tra poche ore praticamente. Allora, l'incontro nasce da appunto questo volume che poi chi vuole può acquistare qui al banchetto, ce ne abbiamo un po' di copie. Appunto, il titolo è Digital Age e parla di una rivoluzione, o meglio, di un cambiamento d'epoca, un cambiamento epocale, quindi non un semplice cambiamento, non un passaggio così, diciamo, indolore, inatteso, ma qualcosa che sposta i paradigmi, cambia gli scenari. Quello che è stato prima non sarà, e praticamente era anche il senso dell'apertura della canzone di Bob Dylan, che di cambiamenti d'epoca e di cambiamenti se ne intende abbastanza. E anche la maglietta che ho messo, che è una maglietta decisamente pop perché riguarda Woodstock, non è casuale. Perché? Perché in questo libro si parla spesso della cultura pop. Cultura pop come elemento fondante di questo, per interpretare anche questo cambiamento d'epoca. Il testo richiede una serie di conoscenze per essere apprezzato pienamente. Io ho portato una parte della bibliografia dei testi che mi sono venuti in mente mentre lo leggevo, ma sono solo una parte, in realtà ci sarebbe tutta la parte relativa, se volete, alla teologia, alla filosofia, alla fisica, alla matematica, insomma, ci sarebbe da passare parecchio tempo in una buona biblioteca o in una buona libreria per cogliere tutte le sollecitazioni che Paolo Benanti ha inserito per confezionare questo testo, che è un testo comunque di divulgazione, perché comunque è alla portata di noi lettori e lettrici che non abbiamo magari delle competenze così dettagliate, così specifiche come ha Paolo, che ha maturato nel corso di diversi anni. Lui ripercorre poi nel testo anche una parte di questo cammino che lui ha fatto negli anni. Chi conosce altre sue opere sa cogliere anche i riferimenti appunto a queste letture e a queste scritture soprattutto. Il testo è diviso in capitoli, analizza alcuni cambiamenti fondamentali, comunque come dice Paolo Benanti, alcuni cambiamenti che ritiene fondamentali per questo cambio d'epoca, per capire questo cambio d'epoca, e alcuni sono legati a alcuni aspetti delle scienze, diciamo, non solo di uno, alcuni sono cose che magari ci sono più familiari, e che possiamo avere a più immediata concezione, perché magari il fatto della stampa, della televisione li possiamo capire magari il cambiamento nelle scienze matematiche, nella fisica, nelle teorie quantistiche, sono magari non per tutti noi, ma magari mi sbaglio, e tra voi invece c'è qualcuno che li mastica quotidianamente. Però diciamo, per me personalmente, anche se un bibliotecario potenzialmente uno sguardo su tutto, beh, diciamo certe cose le conosco un po' meno bene. Un altro aspetto interessante che si riallaccia al discorso della cultura pop è che sono introdotti questi capitoli da citazioni di canzoni contemporanee, quindi
non andiamo tanto indietro nel tempo, forse quella, se non mi sbaglio, quella più datata è Il vecchio e il bambino di Guccini, quindi non è che si vada troppo indietro col tempo. Però servono un po' a dare il senso dei vari capitoli del libro, che sono abbastanza affascinanti, direi, per come sono scritti e sviluppati. Adesso vado a prendere una citazione del testo, magari una di quelle che ho sottolineato io per facilitare un po' l'introduzione del discorso. È affascinante, ad esempio, il fatto, mi ha colpito, che passi da come nasce la gomma da masticare, elemento diffusissimo a cui noi non facciamo nemmeno più caso, e il sorgere dell'era atomica. Qui in un punto del libro appunto scrive: quello che a noi interessa sottolineare è che alle 5:29 del 16 luglio 1945, ad Alamogordo, nello stato del Nuovo Messico, negli Stati Uniti, nel bel mezzo del deserto di Jornada del Muerto, venne fatta detonare la prima bomba al plutonio. Il suo nome in codice era The Gadget. Fu il primo test nucleare della storia. Da quella detonazione a oggi sono stati fatti esplodere, per quanto ne sappiamo dalle fonti ufficiali, 2.421 ordigni nucleari. Questi hanno prodotto isotopi assenti in natura. Gli isotopi sono atomi che hanno un numero atomico uguale ad altri atomi, occupano cioè lo stesso posto nel sistema periodico degli elementi, ma hanno massa atomica diversa. Tali isotopi, persistenti e destinati a diventare parte delle stratigrafie future del pianeta, racconteranno ai nostri discendenti una storia di cieli pieni di anidride carbonica proveniente dalla combustione di carbone e petrolio. Saranno invece acciaio, calcestruzze e plastica a poter caratterizzare il nostro personale strato geologico. Noi siamo i primi uomini a produrre una geologia sintetica. Sintetica. Sintetico. Ecco, questa è una parola chiave nel testo e qui parte la domanda parti da questo sintetico, per favore. Sì, allora, buonasera a tutti, è sempre un piacere essere qui, si sente, sì. Allora, scusate questo effetto un po' pop star col microfono, non sono abituato. Dunque, la questione è questa, sono proposte spesso varie modalità per capire i tempi in cui viviamo e anche per spiegare un po' quel disagio nel quale ci troviamo. Ecco, tutto il testo, come abbiamo sentito, ruota attorno all'architettura, dell'idea che non c'è un fattore che produce il cambiamento nel quale siamo, ma è un orizzonte analogo ad orizzonti passati che ci sono stati all'interno della nostra storia, perché cambia un'epoca. Cioè, quello che prima era una conoscenza solida, acquisita, un modo per raccontare e spiegare il mondo, cessa di essere valido. E ancora forse non siamo all'interno di una nuova cognizione del mondo. Ecco, uno degli elementi che sottostanno, che servono per spiegare tutto questo, è l'utilizzo di questa strana parola che è sintetica. Ora, al di là del fatto che ogni autore poi cerca l'elemento puntuale per poter far partire le cose come dice lui quando dice lui, chi di noi non ha studiato a storia che la scoperta dell'America ha segnato un qualcosa di nuovo? In realtà è un processo più ampio, è un processo più largo. Però dall'America in poi, dalla scoperta dell'America in poi, qualcosa di nuovo c'è stato nell'autoconsapevolezza dell'uomo. Da quando noi con il telescopio e con Galileo ci siamo resi conto che non eravamo più il centro dell'universo, qualcosa di diverso nella percezione di noi stessi c'è stato. Sigmund Freud, 3 secoli dopo, dirà che lì c'è stata la vera prima grande ferita al nostro narcisismo. Noi volevamo essere il centro di tutto. Ecco, ci siamo scoperti essere una parte marginale, all'interno dell'universo. Ecco, quale altra categoria viene meno?
Ecco, una categoria con cui abbiamo da sempre descritto la realtà è il dipolo naturale e artificiale. Siamo cresciuti sapendo che l'ovetto naturale della gallina è meglio della proteina artificiale ottenuta in qualche altra maniera. Io sono la generazione di bambini che a scuola c'aveva le merendine, le prime merendine, il tegolino del mulino bianco, che era però peggio della sana pizza bianca o della focaccia o di quello che era, io non so, la merendina tipica delle elementari a Perugia, questa era un po' più romana, che era naturale. Ecco, e a un certo punto è successa una cosa. È successo che oggi, se voi andate in gioielleria, vi offrono un diamante sintetico. Un diamante che è del tutto indistinguibile da un diamante naturale, se non fosse che per due caratteristiche. Non ha alcun difetto e per legge deve avere un numero inciso al laser all'interno del diamante stesso. Ecco, capite che cos'è questa cosa indistinguibile da una naturale che però non ha un'origine naturale? Ecco, questa nuova categoria che spacca in due una realtà fatta da naturale e artificiale e introduce il sintetico, a un certo punto ha cambiato i nostri punti di riferimento, i nostri assi sul mondo. E questo percorso del sintetico in realtà inizia prima, inizia in una Pasqua del 1850, o giù di lì. Quando un giovane studente del neoaperto Royal College of Chemistry a Londra, durante le vacanze di Pasqua, cerca di fare gli esercizi che gli ha chiesto il suo professore, e per sbaglio invece non riesce a ottenere il chinino che serviva per l'esercito britannico ad affrontare la malaria in India, ma ottiene una sostanza che macchia in una maniera nuova e inusitata il cotone con cui lui cerca di pulire il vetrino su cui stava. Era la nascita dei coloranti sintetici. In particolare, quello era il blu di Perkin, lui era William Perkin, giovane sedicenne. Il padre capisce al volo che quello che ha tra le mani non serve a curare i militari, ma è un ottimo affare. Nasce il primo brevetto e nascono i coloranti all'anilina. Sono coloranti processi di sintesi. E quel blu prima non c'era in natura. Poi la regina mette nei capelli un nastro di quel blu di Perkin e improvvisamente diventa di moda. Dal blu si passa al marrone, al rosso, improvvisamente esplode un'iride di colori che prima non era pensabile. Un'iride di colori, non so se questo me lo chiederai dopo, adesso lo lancio lì, non solo quello della bandiera della pace, eh? Anche la bandiera della pace di Capitini, è interessante, non sarebbe pensabile se non in un mondo sintetico, perché prima ce n'erano pochi di colori ed era anche molto difficile. Se voi vedete le icone erano fatte con sostanze anche tossiche. Sapete chi è il pittore che si è espresso con questi colori? Van Gogh. Guardate i quadri di Van Gogh e guardate come sono accesi. Van Gogh è figlio dei colori sintetici. Tant'è vero che il primo che li usa non sono ancora perfezionati, i quadri di Van Gogh adesso hanno un problema che stanno perdendo colore. Ma ecco che il colore diventa un processo industriale, la chimica da una cosa teoretica diventa un processo industriale. E una di queste fabbriche, le fabbriche più promettenti di coloranti, si spostano per motivo di tutela dei brevetti dall'Inghilterra alla Germania. Tant'è vero che una grande ditta che si chiama BASF è l'acronimo di Bayerisch Farbe, colori tedeschi della Baviera. E insieme a queste persone ci stanno anche una serie di persone che stanno alla Bayer, che facevano gli stampatori con questi colori, ma a un certo punto si accorgono che c'è una sostanza che, se invece di colorare, usarla per i coloranti, la prendiamo quando abbiamo la febbre, sembra abbassare la nostra febbre. Siamo in un'ottica di brevetto, di consumo, di commercio, e mica mettiamo la formula chimica, gli danno un nome. Efebrina. I medici, piuttosto che scrivere la formula, scrivono efebrina e il farmacista è costretto a dargli quella. La medicina diventa un gran business. Iniziano a cercare altre sostanze come l'efebrina e dopo un po' scoprono una sostanza che ha lo stesso effetto della spirea, ma non c'è bisogno della spirea per farla.
Come lo direste voi? Beh, alfa privativo, perché a quell'epoca chi sapeva il greco si dava un tono. Alfa privativo, spirea, aspirea, aspirina. E una settimana dopo è uscito fuori l'eroina. E una settimana dopo ancora lo Zyklon B, con cui abbiamo ucciso milioni di ebrei qualche anno dopo. Dai farmaci poi siamo passati alla plastica. Questa volta dalla Germania arriviamo in Italia, Moplen, vi ricorderete forse la pubblicità, ed è la chimica del petrolio. Poi siamo passati ai tessuti, fino a passare, questo sempre durante la Seconda Guerra Mondiale, a un tentativo di fare la gomma e di farla sintetica, perché la gomma sintetica poteva aiutarci a fare i pneumatici. Vi ricordo, chi di voi ha letto Levi, se questo è un uomo, che lui lavorava alla fabbrica della Buma e si è salvato perché era un chimico che parlava un po' di tedesco. E la Buma, questa fabbrica che non è mai partita, pensate che orrore, migliaia di morti, milioni di morti per un sogno di chimica industriale, uccisi con la chimica industriale, che poi è morto là, non è mai funzionato, ed era una fabbrica di gomma sintetica, lo Styrene, che sta nei pneumatici delle Jeep Willys, simbolo della liberazione del nostro paese, che sta nel carburante dei primi razzi, perché brucia bene e c'ha una buona propulsione. Ma la stessa gomma è ottima per fare un cibo che mastico e non si consuma, il chewing gum. Ecco, il chewing gum è la prima questione alimentare sintetica. Per poi arrivare a che cosa? Uno di questi chimici, negli anni 50, stava cercando di sintetizzare un'altra sostanza, gli casca sul foglio, ci mette il dito, se la mette in bocca, è dolce. Arriviamo all'aspartame e arriviamo ai dolcificanti sintetici. Per una parte del mondo che grazie alla produzione industriale, grazie al cibo processato, mangia di più di quanto gli serve. E per non ingrassare ha bisogno di un dolce che non è zucchero. Allora capite come questo sintetico si è irraggiato all'interno della nostra cultura, ha cambiato la nostra relazione con la materia, ha cambiato la nostra relazione con i beni, con i tessuti, con l'estetica. Da quando nel 1953 Watson e Crick si sono resi conto che all'interno di ogni cellula c'è un codice di informazioni e l'hanno chiamato DNA, ha cambiato la nostra relazione anche con la vita, visto che oggi esiste la biologia sintetica. Una cosa che è viva ma non è nata. L'hamburger sintetico o l'hamburger di Frankenstein, se vi piacciono i titoli più giornalistici, è un hamburger di carne che è cresciuto ma non è mai nato da nessunissimo animale. Ecco, è vivo? Che cos'è? È la stessa domanda che si faceva a Socrate, TST. Che cos'è quella cosa lì? Che cos'è il sintetico? Ecco, se vi state chiedendo come rispondere a questa domanda, siete già nella prospettiva di chi non abita più il mondo di prima del sintetico, ma di chi si trova a vivere questa sfida di capire una realtà che non è più quella di prima, dove la forza più grande di trasformazione del nostro pianeta non sono i terremoti, non sono gli asteroidi, non sono i maremoti, ma siamo noi. Noi e la nostra opera, a volte organizzata, scientificatamente voluta e forse anche per il bene, a volte come rifiuto in un processo di produzione industriale il cui scarto ci siamo divertiti a chiamarlo inquinamento, ma lo dovremmo forse chiamare processo non compatibile con la vita sulla Terra. In effetti, andando avanti nella lettura del libro, insomma, si capisce che molti dei cambiamenti che hanno provocato poi questo cambiamento d'epoca sono avvenuti, alcuni casualmente, altri consapevolmente, ma con degli effetti molto probabilmente non pensati né immaginati e spesso non desiderati. Pensiamo ad esempio al ruolo pesantissimo, fondamentale dei computer, dei calcolatori computer e tutto quello che poi ha provocato l'informatica.
qui c'è un altro capitolo molto ampio in cui effetti ancora sono, cioè si intravedono alcune cose, si sono viste alcune cose, ci siamo immersi dentro, non le capiamo, però le viviamo, però altre cose sono di là da venire, quindi il ruolo fondamentale della rivoluzione digitale non solo. Qui faccio un'altra citazione dal libro. Per il mondo, il direttore di Wired, che è una famosa rivista statunitense che si occupa di, chiamiamo, tecnologie, traccia una sintesi di cosa significhi la rivoluzione digitale per il mondo scientifico. Gli scienziati hanno sempre contato su ipotesi ed esperimenti. Di fronte alla disponibilità di enormi quantità di dati, questo approccio, ipotesi, modello teorico e test, diventa obsoleto. C'è ora una via migliore. I petabyte, cioè le enormi quantità di dati, ci consentono di dire la correlazione è sufficiente. Possiamo smettere di cercare modelli teorici. Possiamo analizzare i dati senza alcuna ipotesi su cosa questi possano mostrare. Possiamo inviare i numeri nel più grande insieme di computer che il mondo abbia mai visto e lasciare che algoritmi statistici trovino modelli statistici dove la scienza non può. Imparare a usare un computer di questa scala può essere sfidante, ma l'opportunità è grande. La nuova disponibilità di un'enorme quantità di dati, unita con gli strumenti statistici per elaborarli, offre una modalità completamente nuova per capire il mondo. La correlazione soppianta la causalità e le scienze possono avanzare addirittura senza modelli teorici coerenti, teorie unificate, un qualche tipo di spiegazione meccanicistica. Su questo qualcosina direi che ci puoi raccontare, perché si parla di dati, ma si parla anche di far saltare quelle che erano le regole, diciamo, tradizionali della scienza, o comunque tutto quello che la scienza aveva prodotto nei secoli, anche recentemente. Allora, partiamo da qua. Può sembrare un po' ardita la pretesa di dire che un utensile, un elettrodomestico, un computer, produca un cambio d'epoca. Non l'abbiamo mai fatto per la televisione, non lo facciamo per la lavapiatti, per quanto abbia migliorato magari la condizione di vita di tanti uomini e tante donne. Perché il computer ha cambiato, sta producendo un cambiamento d'epoca? Beh, per rispondere a questa domanda, chiediamoci, è la prima volta che un artefatto tecnologico produce un cambiamento d'epoca? Nel XVI secolo già un altro artefatto, la lente convessa, ha prodotto due utensili, il telescopio e il microscopio. Con il telescopio abbiamo studiato l'infinitamente grande e ci siamo accorti che non eravamo il centro del mondo, eccetera, eccetera, quello che dicevamo prima. Con il microscopio, ecco, abbiamo studiato l'infinitamente piccolo. Ed ecco che quello che eravamo non era più una cosa unica, ma ci siamo scoperti fatti di piccole parti viventi che abbiamo conosciuto, cioè, che abbiamo chiamato cellule. Cosmologia e antropologia sono cambiate. E oggi? Ecco, oggi non è questione di lente convessa, non è questione di infinitamente grande, non è questione di infinitamente piccolo, ma il computer che elabora i dati produce un artefatto che potremmo chiamare il macroscopio, che ci consente di studiare l'infinitamente complesso. Se oggi qualcuno dei vostri figli, nipoti o coetanei andasse a studiare astrofisica, vedrebbe che si collezionano i dati con i radiotelescopi e poi si cercano algoritmi che spiegano come quei dati stanno insieme. Se qualcuno di voi andasse a studiare le neuroscienze, vedrebbe che si collezionano i dati delle attivazioni neuronali e poi si cercano con algoritmi dei modelli che spieghino la correlazione tra l'attività neuronale e il darsi di fenomeni mentali più o meno complessi. Sto semplificando un po', ma sabato mattina ancora stiamo all'interazione neuronale. E questo macroscopio, di nuovo, sta cambiando il modo con cui spieghiamo la cosmologia e l'antropologia. Cosa significa questo in pratica? Il libro è fatto anche degli esempi che vi sto dando, non ci stanno solo queste citazioni, come dire, d'orizzonte, che vuole essere divulgativo, vuole far, come dire, ci vuole far percepire che questo disagio, queste cose che cambiano velocemente,
prendono una forma se noi le guardiamo nella giusta prospettiva. È un po' come quei disegni, no? Mi è capitato nella mia vita di frate di andare dai miei frati in Sudafrica e sono stato al luogo di prigionia di Nelson Mandela. Ecco, sono arrivato, c'erano solo canne nere, che era, pali neri, che, come dire, erano lugubri, ma erano pali. Se poi uno si metteva alla giusta distanza, dove era la cella di Mandela, quelle diventavano il volto di Mandela, una sorta di serigrafia. Ecco, noi vediamo tante cose, proviamo a metterci nella giusta prospettiva per vedere qual è la forma. Ecco, allora, qual è la prospettiva? Beh, la prima prospettiva, ora questo non lo dico per contratto, per il mestiere che faccio, ma insomma, voglio dire, ciascuno di noi crede a qualcosa. In che senso? Se io vi dicessi, chi di voi pensa che la realtà è fatta da atomi? Penso tutti, no? Non so se ci sono negazionisti dell'atomo qua, forse del vaccino, sì, dell'atomo, non lo so. Ecco, allora, quanti di voi hanno visto un atomo? Nessuno. Credete alla fonte che vi ha detto che la realtà è fatta da atomi, perché quella fonte era credibile. Già, qui io mi potrei bastare dicendo qual è l'ultima fonte credibile che avete consultato, Google, cioè un server che interpreta dei dati. C'è un frammento dell'inizio della filosofia di Eraclito, frammento 63 sulla natura, questo per dirvi che non sono solo battute, c'è anche un po' di studio dietro, che dice che il Dio che è in Delfi non parla e non tace, ma significa. Ecco, il Dio che è in Google, l'oracolo che è in Google, non parla e non tace, ma significa dei dati. L'accesso oracolare che diamo al macroscopio è il nome della nuova credenza di questa nuova stagione, nel quale quello che è vero me lo suggerisce l'algoritmo. Nel quale quello che è vero, dove si mangia bene a Perugia, non lo dice Gabriele, non lo dice TripAdvisor o cose simili. Per chi non conoscesse TripAdvisor, noto sistema social per la recensione dei ristoranti, assolutamente imparziale, così imparziale che ci sono delle click farm in Sri Lanka che a 3 centesimi l'una mettono mi piace a chi li paga. Però vabbè, questa, se avete fatta la legge, trovate l'inganno, anche quelli devono sopravvivere. Bene, detto questo, proviamo a fare un esempio di cosa vuol dire questo cambio di credenza. Partiamo da una domanda antica che è sempre stata nel cuore dell'uomo, specie in momenti come questi. Piove? Perché con Gabriele ci siamo detti, se piove che facciamo? Allora, se eravamo in un modello di filosofia classica, a questa domanda, piove, avremmo risposto con una risposta finale. Piove per far crescere l'erba. C'è un telos, no? È la teoria entelechiale di Aristotele, ripresa, sto semplificando sempre per evitare di fare troppo complessità, dagli stoici, poi c'è un fine unico del vivente in sé, c'è un fine globale, lì i filosofi litigano, ma tutti parlavano di fini. A un certo punto questo modello va in crisi, c'è un cambio d'epoca, c'è tutta una serie di questioni che non vi sto a raccontare, se volete le leggete in questo o in altri libri che ho scritto, e a un certo punto succede una cosa, che alla domanda piove iniziamo a rispondere in una maniera diversa. Laddove una corrente d'aria calda incontra una corrente d'aria fredda, la corrente d'aria fredda produce un addensarsi del vapore acqueo contenuto all'interno dell'aria. Quando la forza di attrazione gravitazionale sul particolato di vapore d'acqua è maggiore della spinta ascensionale che la corrente d'aria calda produce su questo particolato, piove. Cognitio rei per causas. So le cause che determinano la pioggia, rispondo con le cause. È venuto Newton, è venuto Galileo, è venuta tutta la scienza moderna. Ecco, abbiamo iniziato a spiegare, mediante le cause, quello che accadeva. Questo modello va un po' in crisi, ve lo simbolizzo col gatto di Schrödinger. Schrödinger porta all'estrema conseguenza questa spiegazione causale della fisica. E sapete che a un certo punto del Novecento, insomma, si parte di una fisica che non si vede più, quindi tutti gli esperimenti per farci capire le cose diventano esperimenti mentali. E Schrödinger dice, prendo un gatto, lo metto dentro una scatola, dentro la scatola ci metto questo materiale che emette quest'onda radioattiva, ci metto un sensore e una fiala di veleno. Risolvo l'equazione che dice se è stata emessa o meno la radiazione. Ecco, siccome l'equazione ha due risultati e tutte e due sono veri, il gatto di Schrödinger è vivo, il gatto di Schrödinger è morto. Io conosco le cause, ma non so l'effetto se non apro la scatola. Aiuto, questo modello entra in crisi. Signori, però piove ancora.
e alla domanda piove, oggi come rispondiamo? Ecco, rispondiamo dove si aprono gli ombrelli. Correliamo gli ombrelli che si aprono con la pioggia. Vi viene da sorridere? L'ultima volta che avete chiesto la via più rapida a Google Maps, Google Maps non sapeva qual era il fine delle persone che stavano in strada. Stanno andando a vedere il Perugia Calcio, vanno a Ponte San Giovanni, vanno ad Assisi per devozione, devono andare a cena, devono andare dalla mamma, non lo sa. Non sa nemmeno le cause per cui c'è un rallentamento. Ci sono i lavori a Ponte Felcino, devi uscire a Ponte Valle Ceppi, brutta scoperta che ho fatto stasera. Devi, a qualcuno ha bucato? C'è un incidente? No. Correla la variazione di velocità degli accelerometri dei singoli telefonini con perturbazione nel flusso del traffico. Ecco, la correlazione, come diceva Christian Anderson di Wired, basta. A che cosa? A conoscere se sono gli ombrelli che causano la pioggia o la pioggia che causa l'apertura degli ombrelli? No. Mi basta controllare l'effetto. E in fondo, tutti come esseri umani abbiamo un po' di ansia sull'incerto. Quello che sta facendo questa nostra nuova stagione è prometterci di controllare l'ansia e l'incerto in cambio dell'eclissi di una domanda sulle cause o sui fini. Ma in fondo, ma se noi il tumore lo controlliamo, ma ci interessa proprio così tanto capire qual è il gene che l'ha causato? Ma in fondo, se io so che con quella persona posso essere felice grazie a un algoritmo dentro Tinder, mi interessa così tanto se quello è amore? Ecco, se rispondete male è perché siete ancora del vecchio secolo, perché sappiate che i ragazzi oggi conoscono il loro partner più con Tinder che non con il vecchio e tradizionale modo di ti presento un'amica, ti presento un amico. Sono riuscito pure a dirlo gender free, quindi direi no. Grazie. Una parte importante del libro, che forse è una di quelle anche un pochino più complesse per diciamo per le persone comuni, comunque che non sono addentro a una serie di dinamiche, la parte legata a tecnologia e postumano, o chiamiamolo miglioramento dell'umano anche, quindi la gestione, la manipolazione del DNA, i biohacker e così via. Puoi darci qualche, diciamo, qualche assaggio su questi temi che comunque sia riguardano, iniziano a riguardare anche come quantità parecchie persone, anche come elementi? Tu parti giustamente da una cosa molto più familiare, conosciuta, il discorso dei tatuaggi, che hanno una lunghissima, sicurare, millenaria tradizione, per arrivare a qualcosa che invece è un pochino più recente. Dunque, sarebbe un argomento da cui uno dovrebbe cominciare dicendo mettetevi comodi. Lo facciamo un po' più semplice, ve lo faccio con un esempio di una conferenza a cui io sono stato invitato. Eravamo a New Orleans, era il 2011, ed era l'undicesima conferenza di neurofarmacologia. Una conferenzona di quelle internazionali dove c'era tutta la rivista Cell e Neuron di Springer, insomma il top del top del top. Io ero là, immaginate vestito così, a un certo punto ci sono stati due elementi, no? Il primo elemento è arrivato un generale dei Marines che ha detto: noi spendiamo circa 4 milioni di dollari per equipaggiare, addestrare e mandare un Marines al fronte. Quello torna vivo, poi va a casa e la notte uccide la moglie, il figlio, il cane e quattro vicini. Ecco, we need, disse, a brain helmet. Abbiamo bisogno di un caschetto non per la testa ma per il cervello, perché lo stress post-traumatico, la sindrome post-traumatica da stress, ci rende questi Marines vulnerabili. Rendiamoli insensibili. Discorso antico, eh? Discorso simpatico. Cioè, questa caratteristica dell'umano, la sensibilità, è un difetto
rispetto a quello per cui mi serve. Ecco, se iniziate a ragionare così, siete dentro un'idea in cui la natura umana non è nulla di definito, in cui la natura umana è superata, post, in funzione di un qualcosa di malleabile che è affidato alle mie mani, dove io mi posso plasmare come voglio. Nietzsche l'aveva sognato il superuomo e noi ce lo fabbrichiamo, non ci interessa più la filosofia, ci basta, no? La parte più plasmabile. Dopo di questo c'era un altro che si è alzato, di una famosa ditta farmaceutica di cui non farò il nome, se volete ve lo scrivo dopo, no, siamo registrati, il quale disse: sapete qual è la sostanza più spacciata all'interno dei college che hanno una retta superiore ai $55,000 a semestre negli Stati Uniti? L'ecstasy? No. L'eroina? No. È il Ritalin. Perché? Perché questi che cosa fanno gli studenti? Vogliono avere una vita sociale normale, li vedete a Perugia, no? E poi vogliono potersi concentrare e passare gli esami e non dimenticare più. E allora usano questo farmaco, che è un farmaco per altri disordini, off-label, cioè fuori etichetta, per migliorare le loro prestazioni. E se ne è uscito dicendo: rendiamolo legale, facciamo una cosa che è così. E avevano allo studio un farmaco che è già nella fase di trial, che si chiama MEM 1213, cioè tu lo prendi e non scordi più. Io ero in quel panel, alzo la manina, faccio: scusate, supponiamo che una di queste ragazze in questo college va a una festa, poi c'è l'esame, si è presa il MEM 1213, quella sera viene stuprata, che è una cosa che succede spesso nei college americani. Noi stiamo condannando quella ragazza a vivere per tutta la vita con la stessa freschezza e la stessa immediatezza quell'evento traumatico. Siamo sicuri che dimenticare è un difetto della natura umana? Ecco, quello che va in crisi con questa mentalità è il concetto di limite. Dove, perdonatemi, la volgarizzo un po', ma per capirci, per evitare di starci troppo, quello che si è inserito all'interno della nostra mentalità è un limite che è molto simile al limite di velocità, no? Scendo giù qua per Ponte Felcino, c'è scritto 30 all'ora, non viene nessuno, c'ho pure fretta, anzi magari è quasi ora di cena, c'ho fame, vado a 50, no? Allora, se il limite è questo standard su cui ci siamo messi d'accordo, si è messo d'accordo qualcuno senza chiederci niente, togliamocelo questo limite. Ma io vi faccio un'altra domanda. Quel luogo dei punti nello spazio che hanno tutti la stessa distanza da un punto dato detto centro si chiama circonferenza. Ecco, la circonferenza è il limite del cerchio, ma è anche quello che fa sì che quel pezzo di piano sia un cerchio e non un quadrato. Allora, il concetto di limite umano è un concetto di identità umana. Quello che ci siamo persi, quello che in questo cambio d'epoca sembra sfuggirci dalle mani, è cos'è che ci fa realmente umani. Dimenticare è un difetto o è qualcosa che ci permette di vivere le esistenze così come le viviamo, che ci fa umano fino in fondo? E guardate che parallelamente a questo, tutto questo va letto in parallelo con l'avvento di una nuova tecnologia che è l'intelligenza artificiale, a cui oggi noi non sappiamo rispondere a una basilare domanda: quali decisioni devono essere per forza prese da un uomo e quali possono essere surrogate da una macchina? È chiaro che se noi non sappiamo più che cos'è che ci fa uomini, possiamo far surrogare a una macchina decisioni di ogni tipo, compreso quella che stanno facendo a Stanford, che è una selezione degli embrioni fecondati, cioè si decide quale embrione impiantare, grazie a un algoritmo di machine learning. Cioè stiamo dicendo che è una macchina che decide quale sarà il DNA della prossima generazione di umani. Cioè un programma eugenetico, se vogliamo, in cui la macchina non sa spiegare perché dice quello o quell'altro, eh?
però di fatto determina quale sarà il DNA della, degli umani che verranno. E quello lo può decidere una macchina. Capite? Questa crisi, questa perdita di grip, di presa su concetti con cui prima noi descrivevamo il mondo, noi, la responsabilità, il bene, è un processo lungo, che però ora si vede condensato in alcuni luoghi del nostro vivere sociale e che oggi vede questa sfida come una sfida radicale, perché ne va del nostro futuro, perché ne va del nostro poter rimanere umani. Cioè, domani che avessimo una generazione di figli che non dimentica. C'è un bel romanzo di Borges, no? Funes il memorioso, dove lui si ricorda tutto, ma nulla è veramente importante. C'ho scritto un piccolo ebook in pandemia su questo, no? Ricordare troppo. Perché ricordare troppo è non avere la capacità di dire che cos'è che è importante. Se tutto è importante, niente è importante. Se è importante il colore di quella foglia, come il possibile ti amo che dice una persona a un'altra, o vale troppo la foglia o vale troppo poco il ti amo. Allora capite, la nostra esistenza umana, chi è l'uomo, oggi è confuso, oggi è così meno possibile da afferrare e definire, oggi è particolarmente problematico ridirlo in questo cambio d'epoca. Cioè il cambio d'epoca si manifesta in tutte quelle cose che prima potevamo dare per scontate e che oggi non riusciamo più a dare per scontate. Gioco con alcuni dei concetti che ho sentito, di cui discutevate prima, in politica è la stessa cosa. Quando abbiamo scritto la Costituzione, l'abbiamo scritta su dei concetti che non c'era bisogno di scrivere, perché uscivamo da una tragedia, e qual era il valore della persona era evidente. Oggi, quei presupposti pre-politici alla Costituzione, se siamo in un'epoca di post-umano, non sono più così chiari. E cosa possiamo, non possiamo fare, non è più così chiaro, perché quello che prima era dato per scontato e comune, quello che muoveva, mi piace dire questo qui, perché qui, insomma, voglio dire, è nata una questione fondamentale sui diritti dell'uomo, ecco, se non diciamo, non sappiamo più dire che cos'è persona, non sappiamo più dire che cos'è diritto. Ecco, questa confusione, questo disagio, è il segno del cambio d'epoca. E qui, come vedete, il discorso sarebbe davvero lungo. Mentre parlo, mi veniva in mente sempre cultura pop, un film degli anni '80, quindi è War Games, dove gli uomini che controllavano il lancio dei missili atomici vengono sostituiti da dei calcolatori che però interpretano un gioco come una cosa vera, e quindi rischiano di scatenare una guerra termonucleare globale. E poi chi non ha visto il film non gli racconto come va a finire, però descrive proprio bene questo passaggio dal cedere, diciamo, la responsabilità della scelta a una macchina che fa delle scelte, ma che, anzi, quasi una forzatura a chiamarle delle scelte, esegue una serie di passaggi perché noi abbiamo rinunciato a farle, e le conseguenze poi però le vediamo tutti. Mentre sicuramente vi sarete preparati qualche domanda, ci abbiamo 20 minuti, un quarto d'ora per le domande che faremo in fila, lui se le segna così può rispondere, perché alle 7:30 deve scappare, se d'accordo è così. Faccio un'ultima osservazione, leggendo il libro, ovviamente ci sarebbero tantissime altre cose da raccontare, ma parto da questo libro qua, che si intitola Sempre più veloce. È un libro che è stato pubblicato in Italia, se non sbaglio, anzi lo dico per non dire sciocchezze, nel 2000. Nel 2000 questo autore americano raccontava l'accelerazione improvvisa che c'era stata negli ultimi anni, quindi negli anni 90 praticamente, nella vita, nella necessità che prima non si avvertiva, ad esempio nel ricevere, consegnare i pacchi, la comunicazione e così via. Quindi stiamo parlando di 20 anni fa. Allora, la mia domanda era: questo aspetto del tempo
è un po' sotteso, forse non evidenziato dentro Digital Age, sicuramente lo hai l'hai toccato in altre pubblicazioni, però per me è un aspetto importante per capire anche la capacità o l'incapacità o comunque la difficoltà di comprendere e capire quello che sta succedendo, perché la velocità del cambiamento è superiore alla nostra capacità comune di analisi. Quello che poteva fare Capitini ai suoi tempi con un gruppo di amici, con tutti i limiti che avevano nella comunicazione, nel tenersi insieme, eccetera, però rileggendolo adesso, 50, 70 anni, 80 anni dopo, fa capire che i tempi di elaborazione e di azione erano molto più rallentati, ma erano molto efficaci per l'epoca in cui vivevano. Il fatto che la Marcia per la Pace sia nata e sviluppata da un anno per un altro, quindi abbia richiesto praticamente 12 mesi per essere costruita, fa capire poi che il risultato viene venuto fuori, che in cui effetti vediamo ancora oggi in qualche modo, ha portato frutto, cioè quello era il tempo giusto per, quello era il tempo che ci voleva per lanciare un'idea, aggiustarla, farla crescere, diffonderla, eccetera. Oggi non abbiamo più questo tempo, abbiamo tutto immediatamente e oltretutto, appunto, mentre noi siamo qui le macchine stanno facendo altri passaggi di cui noi forse avremo notizia domani, dopodomani, tra un mese, forse non avremo mai notizie. Quindi anche questo cambiamento di scenario sul tempo, secondo me, è un elemento importante. Mentre aspetto la sua risposta, qui il microfono per voi. Grazie. Beh, guardate che vi ricordate quelle tre stagioni con cui ho diviso le tre epoche, no? Quella dei fini, quella delle cause, questa della correlazione. Sono anche tre comprensioni diverse del tempo e dello spazio. Nella prima stagione lo spazio era e il tempo erano due qualità, terra, aria, acqua, fuoco, e il tempo prima di Cristo, dopo di Cristo, ma era una cosa flessibile. Perché? Voi immaginate, arrivo subito a dove ne abbiamo una memoria storica certa, ma era identico anche prima, quando l'Europa, quando diciamo l'Europa cristiana, era dominata dal monachesimo. Il monachesimo ritmava il giorno mediante le ore di preghiera. Ora capite, noi siamo nell'emisfero nord del mondo, l'inverno, il giorno dura meno che l'estate. È chiaro che farci stare 12 ore di preghiera nella luce significava che quelle erano un po' fisarmoniche. Ma non solo. I monaci rompevano il digiuno all'ora nona, che a Roma erano le 3 del pomeriggio. Ecco, provate voi a stare in Inghilterra al freddo d'inverno e aspettare le 3 del pomeriggio. Ed ecco che none, in latino, a Londra diventa noon, mezzogiorno. Cioè questo tempo che era flessibile non era un problema. Poi, alla fine del Medioevo circa, probabilmente in Italia o giù di lì, qualcuno inventa un meccanismo che si chiama lo scappamento, che consente di misurare il tempo. Arriva l'orologio meccanico. Spazio e tempo diventano due quantità. Nascono i portolani, le prime mappe geografiche, dove io che cosa suppongo? Uno spazio uniforme che assume forme diverse a seconda di dove sto. Nasce la necessità di calcolare la traiettoria della palla del cannone. E il tempo diventa il tempo perfettamente misurato. Guardate che anche l'arte è la stessa cosa, eh? Pensate alla musica prima e alla musica dopo. Pensate alla pittura prima e alla pittura dopo, con la prospettiva, le vie di fuga. Il Rinascimento non è altro che una quantificazione e una visualizzazione di questo nuovo tempo e di questo nuovo spazio. E oggi, dopo Einstein, tempo e spazio sono relativi, è sempre qui e ora. Nell'epoca dei dati è qui e ora. Everything is miscellaneous. Tutto è ovunque, tutto è ubiquo, tutto è subito, tutto è immediato. Tempo e spazio sono soggettivi rispetto all'attesa che io reputo eccessiva per un servizio, per un desiderio.
Ecco, quindi capite, questi sono solo per dire sì, mi do ragione da solo, sì, ma è un'epoca diversa. Stiamo vivendo un cambiamento analogo, questo è semplicemente il risultato del libro. Io mi sono reso conto che tutte le volte che c'è stato un cambiamento di questa magnitudine, c'è stato un cambio d'epoca. Ho detto, ma non è che staremo vivendo un cambio d'epoca? Mettiamo un po' nella prospettiva del cambio d'epoca, ecco, i puntini sembrano tornare tutti. Dove, siccome ce ne stiamo accorgendo quando abbiamo abbandonato una riva, ma ancora non siamo arrivati all'altra, è molto più facile descrivere un'epoca che è finita che non consolidare l'epoca che verrà. Cioè, voglio dire, Galileo si divertiva con la palla dalla Torre di Pisa, cosa che non ha mai fatto, ma ha raccontato dopo e va bene. Però non aveva ancora capito che si arrivava a Schrödinger. Ecco, quello di prima non sembra valere più. Dove stiamo andando e ci stiamo in mezzo. Grazie. Allora, domande? La basso un attimo. Vai. Accendi. Ah, ok. Devo stare fuori dalle casse. Niente, io sono una persona che si occupa di questo cambiamento che stiamo vivendo con le famiglie, no? Quindi noi siamo un gruppo, siamo web genitori e facciamo delle attività in cui aiutiamo le famiglie a capire che cosa sta succedendo ai loro ragazzi. E per quello che capisco da quello che abbiamo detto, noi ci stiamo interrogando su il fatto che se constatiamo che siamo in una fase di cambiamento epocale, quindi è un momento molto importante dove l'umano si confronta con qualcosa che sarà completamente diverso in diversi ambiti da come era prima. E quello che noi vediamo poi nei ragazzi e nelle situazioni che noi affrontiamo è che stanno cambiando tantissimi comportamenti del quotidiano e delle relazioni. Però in tutte le epoche di grande cambiamento c'è stato questo momento di smarrimento. Volevo sapere io se, perché io non sono un futurologo, non ho una gittata, diciamo, grande di queste, però io vedo nelle potenzialità tantissime potenzialità positive. Mentre lo smarrimento di adesso è uno smarrimento evidente per tutti quelli che si occupano soprattutto di ragazzi, bambini e ragazzi, però le potenzialità ci sono. L'esempio che fa mia moglie sempre dice: all'inizio, quando hanno inventato l'automobile, ci saranno stati un numero spropositato di incidenti, pur essendo poco le automobili, perché non c'erano le regole, no? Poi sono state regolamentate, quindi si è deciso che doveva esserci un senso di marcia, eccetera, e quindi no, si è trovato un modo di gestire le novità. Quindi anch'io penso che ci arriveremo. Quindi volevo sapere se, cioè, è tutto negativo e l'umanità sta andando allo scatafascio, sta disintegrando, cosa che dopo aver visto la mostra Antropocene, che viene in mente in continuazione sentendo parlare di come l'uomo, no, ha cambiato la geografia e la stessa struttura proprio della Terra, e quindi sembra che siamo destinati, diciamo, a estinguerci, sarà un bene magari per il pianeta, però per noi magari no. Però io vedo che ci sono tantissime potenzialità invece nel positivo, nella capacità, anche come dice uno dei suoi, immagino, colleghi, De Kerckhoff, parla di, che ne so, memoria assistita, diciamo, di strumenti che ci aiutano a essere umani in modo diverso, ma non per forza peggiore. Quindi volevo avere poi, a un certo punto, se c'è qualche messaggio positivo da darci. Buonasera. Complimenti per quello che ci hai spiegato, ti do del tu perché è più diretto il sistema. Voglio dire che questo è un semplice cambio, anche se importante, della nostra realtà con il mondo digitale, perché abbiamo addirittura creato un mondo virtuale
Quindi esiste un mondo completamente virtuale che molte persone, ai tempi ci fu anche un sistema virtuale che poi non è andato a buon fine, in cui le persone potevano comprare, interfacciarsi, parlo di Second Life, cosa che poi non è andata a buon fine. Però è semplicemente un cambio epocale, niente di più. La vita digitale è uno strumento, internet, e tutto ciò che comporta, è un semplice strumento che va saputo utilizzare. La qualità della vita rispetto a 100, 200, 300 anni fa, e adesso anche col digitale, si fanno anche delle operazioni mediche con un professore a New York e il malato magari a Milano, la qualità della vita e la quantità della vita è migliorata. È chiaro che ogni problema ha la sua soluzione e ogni soluzione si porta al suo problema. Quindi io ritengo che in questo periodo, poi siamo in un periodo secondo me di decadentismo, sia a livello di comportamenti, a livello generale, a livello mondiale, è vero che c'è ancora molta povertà e molta ignoranza in Africa, eccetera, eccetera, però non lo vedo né favorevolmente né in maniera contraria, ma è semplicemente un cambio che dovrà essere ben gestito dall'uomo. E tra l'altro gli algoritmi sì, li mettono in pratica le macchine, ma gli algoritmi li fanno gli uomini con l'aiuto delle macchine. Quindi secondo me non bisogna essere catastrofici, anche perché nel semplice gioco della morra cinese non esiste un qualcuno che vince sull'altro, perché la carta vince sul mattone e perde con le forbici. È semplicemente un cambio notevole, è come alla roulette, che c'è il numero zero, quindi chi gioca sul pari, sul dispari, non ci avrà mai la certezza, perché il numero zero è il numero, diciamo, fasullo, che non ti fa vincere, non c'hai la certezza matematica anche lì di vincere. E c'è lo yin e lo yang, quindi quando l'uomo si comporta in una certa maniera avviene una reazione. Io ho sentito ieri, l'altro ieri, siccome mi informo purtroppo troppo, la natura in questo periodo e tuttora, la natura non si accorge di noi, siamo noi che ci accorgiamo della natura. È vero che con il lockdown gli animali sono tornati in giro, i fiumi erano più puliti, l'aria era più pulita, però non siamo la terra, siamo noi una piccolissima parte. È vero che influiamo rispetto agli altri animali, perché noi non è che gli animali non distruggono le fonti dell'acqua, non danno fuoco ai boschi, eccetera, eccetera. Però la terra di noi se ne accorge molto poco. Certo, probabilmente si arriverà, non so fra quanti centinaia di anni, che ci sarà questo rischio che la tecnologia possa prendere la prevaricazione sull'uomo, ma io ho molti dubbi che ci si arriverà, proprio perché c'è un istinto di sopravvivenza dell'uomo. Però lo vedo soprattutto, ecco, ribadisco, come un periodo importante. E poi tra l'altro noi non ce ne possiamo rendere conto, perché anche al tempo della rivoluzione industriale non se ne rendevano conto. Dopo che l'abbiamo studiato, 100 anni dopo ci siamo resi conto dell'importanza di quello che è successo nel tempo. Grazie. Interventi brevi, se no. Professore, sarò brevissimo. Mi può fare un confronto tra intelligenza artificiale e Dio? No, volevo dire una cosa, siccome lei si occupa anche di questo, volevo sapere quali sono le risposte dell'etica, diciamo, ai problemi che lei ha posto, perché se questa trasformazione è molto considerevole, come lei ci ha detto, e a un certo momento il termine antropologia non va più bene, perché quello che esce dalla trasformazione
che è il pericolo che lei ha paventato, giustamente a mio modo di vedere, come dire, non è più un uomo. Allora volevo appunto sapere che suggerimenti ci dà l'etica di fronte a situazioni che onestamente mettono un po' d'angoscia, insomma, più perché vorremmo, come dire, che le trasformazioni ci fossero rimanendo uomini, però. Grazie. A te le risposte. Una cosa semplice. Allora, dunque, partiamo da qua. Non mi sembra di essere un catastrofista, anzi, no. Però è bene che noi prendiamo sul serio una cosa che fin dalla comparsa del primo artefatto tecnologico sulla Terra è stata evidente. Cioè, quando per la prima volta abbiamo preso in mano l'osso di un animale morto, quello è stato tanto un utensile per aprire di più della frutta e dare da mangiare alla nostra famiglia, quanto un'arma con cui dare in là in testa a un altro per ucciderlo. Allora, l'artefatto tecnologico è inequivocabilmente ambiguo. Perché, voglio citare Solzhenitsyn, Arcipelago Gulag, la linea che separa il bene dal male passa dritta dal cuore di ciascun uomo. Questo non se ne esce. Ero l'altra sera alla 7 e c'era Sallusti che diceva: no, quando uno ammazza una persona è sempre uno psicopatico. E no, c'è pure chi è cattivo. C'è pure chi è cattivo. Mi dispiace, no? Mi sembra che devo fare il vecchio frate che a Perugia nel 1300 sei cattivo. Però cioè, alla fine è sempre quello, no? Cambiano le epoche, ma sempre quello c'è. C'è anche il male, c'è anche il voler fare il male. Ecco, e quindi una non garanzia sull'eterogenesi dei fini di questo processo di cambiamento chiede l'etica. Cioè, dire che le cose non è detto che vadano bene non è catastrofismo, ma è chiedersi che cosa devo e posso fare io perché le cose non vadano troppo male. Perché vi ricordo che sì, è vero, c'è stato un cambiamento d'epoca, abbiamo scoperto l'America e poi le cose sono andate bene. Andatelo a raccontare agli indios. Diceva Kinsey: nel grande periodo siamo tutti morti, nel lungo periodo siamo tutti morti. Dice sì, poi nel lungo periodo però come specie, con 6 milioni di ebrei di meno, sì, no? Allora, se noi guardiamo i grandi numeri, poi alla fine le cose si sistemano. Però siamo numeri, eh? Ci siamo detti che siamo numeri. La pandemia ci ha detto che alla fine solo 35.000 morti. Se vogliamo ragionare così, va bene. Però ci siamo detti, e questo è già postumanesimo, che siamo numeri e non persone. E quindi cosa c'è anche in gioco? Beh, c'è in gioco una questione fondamentale qui, secondo me. Quando il primo contadino della Mesopotamia, circa 12.000 anni fa, ha deciso di scambiare il suo secchio d'orzo per un dischetto di metallo, l'orzo si mangiava sicuro, e il metallo, se c'è fame, no. Lo ha fatto perché era convinto che se c'aveva fame quel metallo ridiventava orzo. E perché era convinto di questo? Perché sul metallo c'era la faccia del re, che era un'autorità e una garanzia in cui credevano tanto chi gli dava il metallo, tanto chi gli dava l'orzo. Allora, la nostra convivenza umana ha bisogno di alcune credenze garantite che ci consentano la convivenza. Questo è lo scopo, secondo me, unico. Sto sintetizzando una linea di lettura di una grande questione filosofica del Novecento: è lo scopo del potere. Cioè, il potere non ha uno scopo di dominio, il potere ha lo scopo di ordinare e rendere possibili questi rapporti di fiducia. Ecco, quando io oggi ho i sacerdoti di questo nuovo culto del digitale, le imprese, le big tech,
che ci danno l'identità. Perché su Google si entra col Google Access, col Facebook Access. Battono moneta, fanno contratti, stanno ci istruiscono, stanno surrogando quello che è un potere che a fatica e con tanto sangue nel Novecento abbiamo affidato a quello che finora era il migliore dei modi possibili, la democrazia. Dire che un'azienda privata che ha un amministratore delegato, un CEO, surroga un potere pubblico, che c'è una sovranità nel digitale che non è affidata alla democrazia, questo è il cambiamento. Non so se è così indifferente. Non so se io lo voglio. Anche se tutto sarà più ordinato e funzionale, come dice il governo cinese. Perdonatemi, sono un vecchio romantico, preferisco la democrazia. Preferisco fare la coda al comune di Roma e poi potermi lamentare della sindaca, che non avere il certificato con un click, ma non potermi lamentare con nessuno. La sto esagerando, evidentemente, no? Ma per dire che quando parliamo di cambiamento e di cambiamento di rapporti di fiducia e di autorità e di potere, sono questioni che a volte sono anche state segnate da possibili parabole di futuro ammesse o non ammesse per qualcuno. Ecco che cosa c'è in ballo per i nostri figli. Non c'è in ballo la loro capacità di gestire l'account Facebook che prima o poi imparano. C'è la possibilità di dire che qualcuno non ha futuro per decisione algoritmica, per decisione di potere presa da qualcun altro, come è accaduto in Inghilterra adesso, che non hanno fatto gli esami di maturità, l'equivalente, e il voto gliel'ha deciso un algoritmo, impedendo a più di un terzo della popolazione di andare all'università, con voti che c'aveva, che in teoria doveva andare all'università. A me non mi sembra un futuro desiderabile, ed essere critici non vuol dire essere pessimisti, eh? Detto questo, che cosa dice l'etica? Ecco che le cose di cui abbiamo parlato fino adesso hanno un nome tecnico che si chiama innovazione. L'innovazione di per sé è abbastanza ambigua, perché rispetto a una pistola, una bomba atomica è molto innovativa, fa quella cosa molto meglio. È meglio? È più bene? Ecco, per introdurre l'etica non basta il concetto di innovazione. Serve un altro termine, termine caro anche a persone care a questa biblioteca, che è il termine sviluppo. Lo sviluppo è orientare l'innovazione verso un bene che è un bene comune. Ecco, qual è il compito dell'etica? È dire qual è lo sviluppo. E come deve essere questo sviluppo per garantire che questa innovazione sia positiva? Perché non è sbagliato il computer, eh? È sbagliata l'innovazione che non è un autentico sviluppo umano. Come deve essere questo sviluppo? Beh, innanzitutto deve essere globale. Vi do 6 aggettivi, va bene? Globale. Cioè di tutti gli uomini e di tutte le donne. Non di alcuni. Non di alcune. Deve essere integrale di tutto l'uomo e di tutta la donna. Di tutta la donna e di tutto l'uomo. Deve essere plurale. Cioè deve essere attento al contesto sociale in cui avviene. Perché lo sviluppo di Perugia è molto diverso dallo sviluppo di Roma o dallo sviluppo di New York. Lo sviluppo di un borgo umbro è molto diverso, e deve essere molto diverso, dallo sviluppo di una periferia milanese o di un sobborgo di Londra. Deve essere fecondo, cioè attento alle altre generazioni, dare vita alle altre generazioni. Perché un'innovazione che consuma tutto qui e ora non è sviluppo fecondo. Infine, e questo è l'aggettivo che a me piace di più, io propongo per tutto questo, la mia proposta come eticista è quella di parlare di uno sviluppo gentile, cioè di uno sviluppo che sia capace di accogliere e rispettare la terra, la casa comune e le persone che vi abitano. E allora cosa significa fare scelte etiche di fronte all'innovazione tecnologica? Non obbedire a decisioni altrui, come i limiti di prima, che ne so, fosse anche di un eticista illuminato, ma significa chiedersi come realizzare uno sviluppo gentile.
E questo è un processo che nessuno fa da solo, ma che bisogna fare insieme con più competenze, tornando a essere quella matrice che ci fa quello che siamo. L'Occidente nasce attorno ad una piazza dove diverse sensibilità si confrontano e cercano di tradurre e di trasformare l'innovazione in sviluppo. Ecco, se facciamo questo, facciamo scelte etiche. Se portiamo una voce critica nei confronti dell'innovazione, dicendo che non solo perché una cosa è innovativa va bene, se chiediamo che l'innovazione venga trasformata in sviluppo, ecco, questo secondo me è una linea d'azione etica. Grazie. Grazie a voi. Grazie perché con queste ultime parole hai richiamato inconsapevolmente, però l'hai fatto, quello che è stato negli ultimi due giorni un convegno internazionale del mondo delle biblioteche che era legato allo sviluppo sostenibile agli obiettivi dell'Agenda 2030. Quindi ho sentito proprio rileggere in altri termini, ma praticamente le stesse finalità che avevo sentito in questi giorni nel magico mondo delle biblioteche. E ho colto anche qualche accenno, qualche esortazione di Papa Francesco, ma diciamo, quello per contratto ce lo devo mettere. Ci sta, va benissimo. Le criptocitazioni fanno un po' parte del mestiere. Grazie per la tua presenza. Invito tutti a leggere il libro, perché i libri sono fatti per essere anche letti, quindi non tenuti sul comodino, eccetera, a prendere e posare, ma letti, discussi. Noi l'abbiamo discusso, adesso potete leggerlo. Grazie. Grazie a voi, grazie, è sempre un piacere.